È tempo di incontrarli uno ad uno, loro, i protagonisti, ruolo per ruolo, a cominciare dal portiere. Marchegiani, 24 anni, alla seconda stagione nel Torino, un salto notevole, dallo Iesi, C2, alla sfortunata stagione in Serie A. Sicuro tra i pali, buona presa aerea, spericolato nelle uscite e tanta modestia. Io parto dal presupposto che quando non prendo gol sono sempre contento, indipendentemente se mi guadagno la pagnotta, come si dice, o meno. A parte scherzi, io penso che tutti i portieri vorrebbero giocare nel Torino, ecco. Martina, a 37 anni, sta vivendo una seconda giovinezza. Esempio di professionalità e di attaccamento alla squadra, ha vissuto una stagione in panchina. Chiamato in 3 occasioni a sostituire Marchegiani, lo ha fatto con grande abilità. Rossi, cuore toro, non si discute. È nato a 2 passi dal Philadelphia, la maglia granata cucita addosso fin da ragazzino. Soffre, lotta, si commuove e da anni sulla cresta dell'onda, sempre in campo, anche malconcio, la voce grossa negli spogliatoi in caso di bisogno. Ha giocato, portiere escluso, in tutti i ruoli, segnando 3 gol. Io penso che se ci cresci in una società la maglia e la fede contano veramente tanto. C'è gente che non pensa a quello che veramente provo io quando indosso questa maglia. Benedetti, rigenerato dalla cura Fascetti, lo stopper ha rispolverato le doti migliori, ha riconquistato il Torino ed un posto nella nazionale di Maldini, nell'Under 21. Dopo un'annata come l'anno scorso, forse così un buon campionato come quest'anno che sta disputando questa squadra ci vuole. È importante esserci dentro, fino adesso sta andando bene e speriamo di continuare. 2 gol, sempre in campo, nessun infortunio, un pilastro in difesa per la Serie A. Cravero, il capitano per eccellenza, da quando ha ereditato la fascia di Zaccarelli. Prodotto del prolifico vivaio di Vatta, Roberto ha raggiunto in Serie B la piena maturità, pronto per il salto di qualità. Regista della difesa, pericoloso nelle incursioni offensive, preciso negli ultimi 20 metri. 6 gol, record personale. Credo che questa sia una delle società che abbia più sofferto e proprio per questo è una delle società più amate. E quindi questa è già una responsabilità, anche giocare con maglie che hanno indossato dei grossi campioni, gente che è entrata nella leggenda. Quindi questa è una responsabilità non solo per me che sono capitano, ma per tutti quelli che giocano nel Torino. Mussi è arrivato al Torino ad agosto dal Milan. 2 stagioni tra i rossoneri, 30 presenze in tutto. Ex ragazzo prodigio nel Parma di Sacchi. Il tempo di adattamento e l'esplosione nel campionato cadetto. Grinta, coraggio e fiato da vendere, un piede eccellente, le doti migliori. Qua a Torino devo dire che mi sono trovato benissimo, perché dal primo giorno in cui sono arrivato mi hanno sempre incitato, sono diventato, diciamo, uno dei loro beniamini, quindi sono contento di questa accoglienza e spero di ripagare nel migliore dei modi. Bianchi, esempio di professionista serio, in prestito dal Milan, reduce da un grave infortunio, l'ex terzino del Parma ha giocato poco, chiuso nel ruolo da Rossi e Ferrarese. Qualche acciacco nel corso della stagione ed una nuova operazione al menisco non lo hanno frenato. Quando Fascetti lo ha chiamato in campo, ce l'ha messa tutta, grinta e determinazione. Policano, grinta e agonismo utili sui campi della Serie B. Forse dalla delusione dell'anno scorso ti aspettavi meno entusiasmo, invece l'entusiasmo è stato raddoppiato, quindi questo qui fa sì che tu possa lavorare meglio. Acquistato per ricoprire il ruolo di terzino, ha difeso poco e offeso di più, mettendo a frutto doti balistiche micidiali per potenza e precisione, in particolare su calcio piazzato. Romano, reduce da una brutta frattura e da quasi un anno di inattività, ha preferito Torino alla Serie A e non ha sbagliato. Ha vinto lui e con lui il Toro ha ritrovato, dopo anni, un regista puro. Esperienza, freddezza, visione di gioco, l'ispirazione per i piedi di Miller, Scoro e Pacione. Abbiamo alle spalle una società tra le prime in Italia come organizzazione, dei tifosi, direi tra i primi come calore, come passione. Enzo è l'unico del Torino a non aver avuto la soddisfazione del gol insieme a Marchegiani. Ma una ragione c'è se Fascetti lo ha voluto da Lecce e vorrebbe portarlo con sé via da Torino. Enzo è un ragazzo di poche parole,
di grinta e carattere, in campo da tutto. Ha ricoperto centinaia di chilometri nel corso della stagione in lungo e in largo, vero e proprio tappabuchi alle spalle degli attaccanti. Un jolly in difesa, polmoni infaticabili. Ma per me è stata una grandissima soddisfazione, perché per un ragazzo che cioè, è fatto da un'altra fila, 4 anni, ha fatto un anno di giovanissimo, allievi, poi primavera, arrivare un giorno a giocare in prima squadra, poi magari anche dal primo minuto, è una grandissima gioia. Sordo, da panchinaro nella prima parte della stagione a titolare inamovibile nella seconda parte del campionato, così come nell'Under 21 di Maldini. Libero, mediano, centrocampista, dopo un avvio timoroso ha preso in mano la squadra ingaggiando vere e proprie battaglie a centrocampo. Venturini, il giovane regista, ha trovato davanti a sé Romano e Policano. Ha giocato più in nazionale che con la maglia del Toro, danneggiato negli allenamenti dal servizio militare. La maglia che preferisci indossare? Granata. Il numero? Il numero? Il numero... Ma penso che... Tutti quelli che giocano a pallone vogliono indossare entro l'1 e dall'1 all'11, quindi anche questa è la mia idea. Penso che per la mia carriera non ci voleva un incidente così grave, però dato come sono andate le cose va bene così, dai. Zago, il ragazzo prodigio della primavera, titolare la scorsa stagione fino all'incidente di Marassi con Victor, è ritornato quello di prima. In Serie A, il prossimo anno, ci sarà anche lui. Lentini, ha sofferto, campione acerbo come Venturin, l'avvio di stagione e l'esigenza dell'allenatore di schierare dall'inizio uomini esperti per incamerare punti preziosi. Chiuso da Scoro, dopo la partenza di Miller, ha trovato la giusta collocazione in campo ed ha ripagato Pascetti nel migliore dei modi. 5 gol nelle ultime 4 partite, un talento sicuramente protagonista nelle mani di Mondonico. Pacione, gladiatore in mezzo all'area avversaria, ha lottato per creare spazi ai compagni, ai gol di Miller e Scoro. Pochi gol, uno più bello dell'altro. Il Torino è una società gloriosa dove tutti vorrebbero giocare almeno una volta nella carriera. Poi direi che la squadra è stata messa su con un potenziale enorme. Quest'anno spero e so che torniamo in Serie A. Prossimo anno dobbiamo fare almeno Coppa del Scoro, 2 stagioni in maglia granata, la prima da cancellare e la seconda in Serie B, giocata con umiltà e spirito di sacrificio. Spirito ribelle, tecnicamente dotato, grande progressione, ha difettato in continuità. Miller, genio e sregolatezza, giocate da campione, tocco vellutato, poco costante sia durante i 90 minuti che in allenamento. Agile, istintivo, felino, in cerca di maturazione. 10 gol nonostante tutto, un'incognita per il futuro, una salutare medicina, la presenza con il Brasile ai mondiali. I tifosi sono troppo, molto attaccati, sono belli, no? A campo, anche fuori di campo, quando vai in giro. È una cosa pazzesca, per me penso che una cosa più bella che ce l'hai sono i tifosi.